Stravolgo un po' i piani canonici e anziché ripartire dai nostri interisti in studio, voglio partire da Marcello Chirico, perché Marcello, io ti vedevo non essere molto d'accordo con le parole di mister Inzaghi. Ma per niente, lo scudetto se l'è perso lui. Inutile che va cercando tu, degiversando, cercando di trovare una scusa. Lo scudetto l'ha perso lui. Era in testa al campionato e poi ha fatto tutti quei pareggi. E non può andare a trovare delle scuse nella società, in quello come è andata la stagione. Cioè lui ha determinato tutto questo. Con le sue scelte, gliel'ha detto pure Calhanoglu, la partita fondamentale, che è stato il derby, che è stata quella in cui, avendola vinta il Milan da lì ha preso entusiasmo e da lì ha preso l'abbrivio per andare a vincere lo scudetto, l'ha persa lui con i suoi cambi. E così ha fatto anche durante il resto della stagione. Non può venirmi a dire, come magari avrà detto, io non ero presente, c'era Tramoli, quindi lui sa quello che ha detto in conferenza stampa, però non può venirmi a dire che è colpa che Brozovic si è infortunato, è mancato Brozovic, è caduto il castello, allora lui non aveva più cambi e non poteva mettere in campo una squadra più competitiva senza Brozovic. Cioè, basta scuse, lui era in testa al campionato, anche di tanti punti, e alla fine se l'è fatti risucchiare tutti, ha perso lo scudetto. Poi parla di vittorie, le stesse di Pirlo, le stesse di Pirlo. Inutile che adesso sta a menarsela con queste vittorie che ha avuto, sono le stesse di Pirlo dell'anno scorso. Ma allora, basta scuse veramente? No, vabbè, ma che lui quest'anno non cerca scuse. Tu parli dell'anno scorso? Sì, quello no, che dice Marcello. Alle parole di Marcello. No, vabbè, ma io non sono d'accordo con Marcello. Io credo che probabilmente il derby, sicuramente qualcosa è stato sbagliato, però dopo il derby l'Inter è ancora in testa, non hai perso nel derby, ci sono 38 partite in un campionato, l'Inter è partita meno 7 da Milan e Napoli che vincevano tutte le partite a inizio campionato, poi ha recuperato. Ricordiamoci sempre che l'Inter l'anno scorso con Conte, quando ha vinto lo scudetto, l'Inter ha finito la Champions League nel girone quarta in classifica, è uscita dalle coppe e dal gennaio in poi si è concentrata solo sul campionato perché è uscita anche in semifinale di Coppa Italia. Il Milan invece finì in Europa League e giocò l'Europa League durante il girone di ritorno. Quest'anno è successo il contrario, il Milan è uscito come quarto nel girone di Champions League, l'Inter è andata avanti e ha avuto quel mese in cui ha dovuto preparare le due con Liverpool. Lì si è fatta la differenza di due punti tra la squadra che ha vinto e la squadra che ha perso. Credo che durante l'anno un allenatore che allena una grande squadra qualcosa sbagli sempre, che si chiami Inzaghi, che si chiami Allegri, che si chiami Pioli. Poi è chiaro che ci sono anche delle circostanze, i due trofei che ha vinto Inzaghi non sono scontati, la Juve di Pirlo, che come dice Marcello, arrivava da 9 scudetti di fila, quindi era una squadra già abituata a vincere. Le due coppe che ha vinto sono state importanti, ma sono state peggiorative rispetto agli anni prima, nel senso che non ha vinto lo scudetto e non è mai stata in gara la Juve di Pirlo per vincere lo scudetto. Sì, credo che sia questa la differenza. La Juve di Pirlo non era in competizione con le altre, quei due trofei sono arrivati. E aveva un certo Cristiano Ronaldo nelle sue fila, cosa che l'Inter non aveva. Quindi, e Cristiano Ronaldo, come ci dicono sempre giustamente gli juventini, una volta perso 30 gol e poi fai fatica. Quindi averlo e non lottare per lo scudetto, secondo me è un minus. Quindi non si possono paragonare i due trofei della Juve con i due trofei dell'Inter. Sì, i due trofei sì, ma non si può paragonare la stagione. Perché una, hai una squadra che lotta fino alla fine per vincere, fino all'ultima giornata. L'altra no. Comunque è arrivata quarta parte, e ha rischiato di non arrivarci. In parte lo abbia anche ammesso oggi Inzaghi, che il problema è stato in quel mese lì. Cioè l'Inter non ha perso lo scudetto per Sanchez, il fallo, per l'errore di Radu, l'ha perso in quel mese lì, quel mese in cui ha dovuto preparare Genoa, Sassuolo, le due partite con Liverpool. Certo. E se fossi tifoso dell'Inter sarei un attimino incoraggiato dalle parole invece sulla gestione della squadra, della possibilità di provare qualcosa di diverso. Oggi ha aperto, cioè l'anno scorso se ad Inzaghi si parlava di difesa 4, di provare qualcosa di diverso dal 3-5-2 con Brozovic davanti alla difesa, non c'era modo di sentire spiegazioni. Ma l'ha detto anche oggi. Oggi ha detto, a me piace giocare così. Partirà da quello, ma inizieremo a valutare anche delle alternative. Però la squadra la stanno facendo ancora tipo di modulo. Certo che si giocherà con quel modulo, però se sei in difficoltà, l'anno scorso non c'era alternativa. Fabio, l'aspetto cruciale è stato effettivamente il calendario serrato, è stato l'essere ancora in competizione per le coppe, come diceva Filippo, o probabilmente il connubio di
Da una parte il modulo, la razza con cui ha gestito le partite Inzaghi e dall'altra parte l'impegno a livello calcistico sul campo. Come sempre è una somma di cose, poi è evidente che un tema che abbiamo già toccato in tante occasioni è quello della mancanza di competitività del calcio italiano in Europa, per cui sì, paradossalmente dover preparare delle partite di Champions League o, come ha fatto il Milan 2 anni fa e come ha fatto l'Inter l'anno scorso, giocare poi successivamente alla fine, diciamo alla ripresa del campionato dopo la pausa estiva, giocare ancora in Europa, uno in Europa League, l'altro in Champions League, ti crea talmente tanti problemi da poter fare la differenza in negativo nel campionato italiano. Io credo che, senza guardare al passato, quello che ho apprezzato oggi nella conferenza di Inzaghi è la serietà e l'onestà, l'onestà mentale. È abbastanza raro in un mondo in cui tutti giocano a nascondersi per evitare poi di essere attaccati se qualcosa va male. Lui dal primo giorno, dalla prima conferenza stampa di oggi, ha detto subito, chiaro e tondo, l'obiettivo è vincere, fare meglio dell'anno scorso, ha detto. Quindi, siccome che, l'anno scorso... Tutti, eh? No, non lo dicono tutti, Marcello. Tutti gli allenatori lo dicono. No, Marcello, gli allenatori ti dicono dobbiamo fare una buona stagione, obiettivo puntiamo al massimo, l'obiettivo è entrare nelle prime tre, nelle prime quattro. Questo ti ha detto chiaro e tondo, vogliamo vincere lo scudetto. Marcello, basta vedere Pioli l'anno scorso. Partiamo da qua, ragazzi, per arrivare alla pubblicità. Devo sentire ancora Gianni in merito, che non ho ancora interpellato. Rimediamo tra 2 minuti. Rimediamo. Ha parlato ai microfoni Inzaghi, ma anche Marotta. Marotta che si è pronunciato su un tale giocatore, Federico. Sì, è uno dei giocatori, insomma, di cui si parla di più, ovvero Paolo Dybala. A dire il vero, fino a qualche settimana fa si dava per scontato che Dybala sarebbe andato all'Inter. E poi qualcosa si è arenato. Allora oggi Marotta, tra l'altro senza che gli venisse fatta la domanda nella fase introduttiva della conferenza stampa, ha subito voluto tirare fuori questo argomento e dire come stanno le cose. Sentiamo allora che cosa ha detto oggi Marotta su Paolo Dybala. Dybala fa parte di quella serie di giocatori svincolati e devo dire, dal punto di vista calcistico, per la mia esperienza è la prima volta che tanti giocatori svincolati anche di livello sono ancora oggi fermi nel loro non essere da una parte o dall'altra. È una dimostrazione di un calcio che si sta trasformando, in cui bisogna avere il coraggio di agire anche a livello giovanile, un calcio che bada, come ho detto, contenimenti di costi, ma quindi Dybala rappresentava un'opportunità, ma non possiamo dimenticarci che oggi noi siamo assolutamente a posto nel settore offensivo, abbiamo un insieme di giocatori veramente di grande spessore, starà poi giustamente all'allenatore gestire nei migliori modi, però rimane rispetto verso un giocatore che chiaramente mi lega un particolare affetto. Gianni, te l'avevo promesso, riparto da te, grande rispetto, grande stima, sicuramente appunto potrebbe essere un giocatore dalle mille caratteristiche, ma in questo momento l'Inter sembrerebbe che non abbia tutta questa dipendenza dal signor Paolo Dybala. Beh, ma è chiaro che Marotta è una persona intelligente, sa fare molto bene il suo mestiere, sa gestire gli equilibri, soprattutto con i procuratori che c'è attorno e anche con i giocatori che deve vendere. Quindi è chiaro che lui in questo senso non si va a sbilanciare. Ha preso le distanze in realtà, ma probabilmente 5 minuti prima aveva parlato con Dybala dicendogli aspetta che sistemiamo le cose e poi firmiamo il contratto. Quindi insomma queste sono parole che possono essere prese veramente con così, insomma, è un'altra bugia bianca, dato che lui stesso ha parlato di bugie bianche su Dybala. Sono come le robe che dicono a noi, quando a noi giornalisti, i procuratori, quando ci fanno la telefonatina, guarda che c'è su anche il Real Madrid su questo, c'è quell'altro. In realtà gli serve per fare mercato e per fare le loro strategie di vendita, perché di questo si parla. Io credo che Dybala sia un obiettivo realissimo dell'Inter, però deve vendere prima, perché i conti vanno messi a posto, e li mette a posto quando venderà quei due o quel paio di giocatori
che ha in più in esubero, insomma, più chiaramente Skriniar, quello che gli porterà i soldi, che può essere Skriniar o De Vrij. Abbiamo poi anche delle parole su Skriniar. Sentivo Marcello. Marcello, cosa stavi dicendo in merito a Dybala? Dybala è ancora libero? Sì, sì, no, no, ma lui può pazientare finché vuole, ma se Dybala poi sarà ancora libero, perché magari c'è qualcun altro, tipo il Milan, che si fa sotto e lo prende, no? Cioè, è che stanno ad aspettare solo a Marotta, Super Marotta, bisogna stare lì e aspettare lui, cioè, a i giocatori si muovono, però di calcio può fare diversamente, oggi non può firmare un accordo con Marotta. Ma non è che non fa diversamente, è che io sono abituato, io Marotta l'ho avuto, ma certo, avuto. Siccome adesso mi dicono che ma tu sei come l'amante tradito, tutte le volte va via uno, va all'Inter, io sono l'amante tradito. Io ricordo che quando c'era Marotta alla Juve, di cosa gli imputavamo? Di non sapere vendere, di avere difficoltà a far fuori gli esuberi, e adesso c'ha gli esuberi all'Inter e ha difficoltà, perché non entra Dybala, me l'ha detto spesso anche la coppia Tremo, cioè me l'hanno detto sempre, deve uscire Sanchez, deve uscire Dzeko, e poi entra Dybala, vendili. Sei super Marotta, vendi. Vabbè, però, ma lui ha questa difficoltà. Hai ragione, però scusa. Chiudere un colpo in entrata è facile, per chiudere un colpo in uscita serve più tempo. Ho capito, ma siamo al 5 di luglio. Parlate insieme, proprio come. Hai visto? Ci siamo coordinati. Stiamo diventando le gemelle Kessler. sai quei Moss, quei draghi a tre teste, due teste, no? Poi il tramo-trama che parlano, uno parla l'altro. Non so se li presenti, rubiamo le file delle frasi. No, Godzilla, c'era un mostro con tre teste. Sì, vabbè, adesso non è, abbiamo capito che c'è. No, a parte chi è il scherzi. Terzo, poi vedrai lo Marcello, scoprire. Quella in mezzo siamo Marcello il terzo, aiuto. Porca, questa è brutta perché può essere intesa in un'altra maniera, però no, allora, croccante. A parte gli scherzi il problema è che siamo al 5 di luglio. Cioè, l'Inter si è mossa in anticipo per tante cose, perché ad oggi, e non è per fare l'interista, ma è un dato di fatto, ad oggi l'Inter ha fatto delle cose che l'anno scorso non poteva fare, e si è mossa già probabilmente a inizio anno scorso per fare queste cose, perché l'anno scorso era schiava più che del Covid o della pandemia, era schiava di alcuni contratti pesanti come quelli di Vidal, come quelli di Vecino, come quelli di Kolarov, di cui non si poteva liberare. Invece quest'anno sono tutti i contratti che hai preso e di cui ti sei liberato. E cosa hai fatto? Sei andato a risistemare quella che è la seconda linea della squadra, no? La panchina, quindi sei andato a prendere Bellanova, sei andato a prendere Aslani, Mkhitaryan, che è un vice, che forse è più di un vice, è tornato Lukaku, hai preso Onana. Hai preso siamo il vice Handanovic. Hai preso già 5 giocatori, prima del 30 di giugno al 5 di luglio. Quindi aspettiamo un attimo, arriveranno anche le uscite, però il mercato dura ancora 2 mesi. No, però quest'anno chiedo scusa, arriviamo Marcello, solo un attimo. Quest'anno bisogna considerare che stiamo per affrontare un campionato che non ha precedenti nella storia, perché sappiamo bene che si giocheranno 15 partite entro novembre, più 6 di Coppa di Champions League. E quindi quando si arriverà alla scadenza del mercato, il 30 di agosto, 31 di agosto, si starà giocando la quarta giornata di campionato, quindi io credo che più che mai quest'anno ci sia una grande premura, o si debba veramente allestire le squadre il prima possibile, accelerare i tempi. Infatti, osservazione molto corretta, effettivamente le squadre di vertice, l'Inter si è mossa, come diceva adesso Filippo, già molto in anticipo, la Juventus anche, perché di fatto è in uscita che è in entrata, i due grandi acquisti sono Pogba e Di Maria, e sono già tutti e due certi in arrivo, eccetera. Il Milan è rimasto indietro per le ben note vicende societarie. Il però Napoli parte con una base che ancora non è stata toccata. Il Napoli ha tutte le sue difficoltà, la Roma in crescita, la Lazio ha altre difficoltà, c'è stata la lite in piazza tra Lotito e Tare. E questo è tutto vero. Però adesso, a costo di fare magari un attimo di dietrologia, ho notato un dettaglio importante. Cioè questa clip che abbiamo ascoltato di Marotta non è la risposta a una domanda. No, ha fatto da solo. È lui che se l'era preparata e ha voluto dirla. E allora che gliel'avrebbero fatta. Siccome non c'era bisogno di farlo, perché sapeva benissimo, il messaggio è proprio questo. Quando sta zitto un attimo quello lì, il messaggio è esattamente questo. Se uno vuole capirlo, poi è chiaro. Se uno si nasconde, dietro le barriere del tifo estremo, allora può ribaltare tutto quello che vuole.
Ma la realtà, se uno ci ragiona a mente fredda dall'esterno, è siccome te l'avrebbero fatta la domanda su Dybala, l'ha imposto come voglio io. Bravo, l'ha impostata come voleva lui e ha mandato il messaggio, certo, probabilmente a Dybala o meglio ancora al suo procuratore, con i quali non è escluso che ci avesse parlato pochi minuti prima, ipotizzavamo il prima. Il messaggio è chiaro che non se era parte lui parlando, se parte lui parlando di questo, vuol dire che è lui che vuole dire questa cosa e non aspetta la domanda. Nel modo in cui è un dettaglio non da poco. Non era calciomercato.com poi è un dettaglio fine, sottile, sì, però... e quindi capisco che Marcello, certo, faccia fatica a comprenderlo, però la solo realtà è questa. Non puoi capire, solo di quelli intelligenti come tre retrocessi possono capirlo, retrocessi che possono capire. Infatti anche, certo, ma anche lui che non è retrocesso l'ha capito benissimo, giusto? Io l'ho capito. Lui l'ha capito. Che ti affogo. Filippo l'ha capito perfettamente. Che Gianni, che non è ovviamente sospettabile di simpatie interiste, sei d'accordo con questa interpretazione? È quello, vedi? Che detto, tutti quello... d'accordo, l'unico che è non l'ha capita sei tu. Ci sarà un motivo. Chieditelo. Non capisco una cosa. No, ma anche io sto dicendo la stessa cosa. Siamo qua in una trasmissione in cui ognuno esprime le proprie opinioni. Cioè, se tutti la pensino in una stessa maniera, allora sono tutti intelligenti. Siccome c'è uno che non la pensa come loro, allora beh, quello lasciamolo perdere. Siamo in un consesso in cui ognuno esprime le sue idee. Io, Marcello, non sono d'accordo con voi. Ma guarda, Marcello, guarda che tu hai detto esattamente la stessa cosa che stiamo dicendo, cioè che sì, ma non l'ha capita. No, non ha capito quello che ha detto anche lui prima. Cioè, è chiaro che Marotta è andato lì a fare la sua dichiarazione perché gli serve per le sue trattative e le sue operazioni. Allora, poi abbiamo una pubblicità con l'informazione in più che sta tra Macerie. Il messaggio non era diretto a Paolo Dybala e al suo agente, con cui probabilmente ma si erano sentiti. Ma quelli che deve vendere, quelli che deve vendere. Alla gente, uno, perché quelli che deve vendere sono rappresentati tutti dallo stesso agente. Ah, il problema è quello. Però c'è una cosa da dire, che bisogna anche avere pazienza. Bisogna avere pazienza, ma lo dico anche ai tifosi dell'Inter. Cioè, senza parlare degli altri, e di Kostic, bisogna parlare che non anche hanno preso. Tifosi dell'Inter scrivono, mi dicono: ma prendiamo questo, ma perché non facciamo? Ma Bremer è ancora là. Ma ho capito, ma ragazzi, ma siamo al 5 di luglio. Capisco quello che dice Gianni, che è anche giusto. Però il mercato comunque ha dei tempi, è difficile. Non è... Vediamo il Milan che sta ancora pianificando delle cose, la Juve è uguale. Cioè, anche in uscita non è facile. Cioè, anche se uno viene lì con 50 milioni per un giocatore, che però tu valuti 70. Sai cosa c'è? Che io mi sto accorgendo. Ci vuole in chiusura, Gianni. Guarda, il mercato è iniziato da pochi giorni, anche se in realtà le operazioni sono già partite da un mese, da quando è finito il campionato. Però una cosa che ci stiamo accorgendo tutti, che adesso tutte le città, almeno nel nostro paese, un'attenzione un po' di più verso le spese e la stanno tutti quanti portando. Sostenibilità. Perché la sostenibilità non è solo una roba che fino ad oggi l'hanno trascurata e se ne sono fregati tutti quanti. Ripartiamo. Sembra che i segnali in questa direzione qualcosa ci sia. Ecco perché sono anche più complicate le trattative. Cioè, sicuramente sì. Ripartiamo da un nome che è stato fatto in studio, penso, Dybala. Da Emanuele. No. Non puoi chiudere così Dybala, perché se non va all'Inter dove va? No, Skriniar. Pubblicità. Ma Filippo, riparto da te perché ricordo ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa che tu oggi eri proprio presente, in loco, di persona, hai anche avuto la possibilità di interpellare il mister, proprio alla presentazione, alla giornata dell'Inter. Queste parole ti sembrano un po' un rispondere non rispondere? Chiaramente non si può esporre troppo e quindi sì, ti dice, ma in realtà non ti sta dicendo. No, ma in realtà io credo che sia una situazione molto chiara e lui non poteva rispondere diversamente da così, nel senso che Skriniar in questo momento è un giocatore dell'Inter. È chiaro che ci sono delle offerte per Skriniar, soprattutto del Paris Saint-Germain, che l'Inter punta a una certa cifra che il Paris Saint-Germain non ha ancora raggiunto. È chiaro che Inzaghi sa, che la gente sa, che Skriniar è in vendita. Però non ne può parlare come un ex, perché se poi Skriniar non viene venduto e rimane lì, di cosa ha parlato? Lui parla di un giocatore che è suo, che in questo momento allenerà, ma che sa che è sul mercato e quindi fa gli esempi di Hakimi, fa gli esempi soprattutto di Lukaku. Però questa è una situazione, quella di Skriniar, credo che anche Emanuele sia d'accordo, molto più simile a quella di Hakimi. La cessione di Hakimi l'anno scorso è stata programmata, quella di Lukaku no. È stata programmata, bisognava avere 70 milioni da mettere nel bilancio. Ah, tra l'altro una cosa, un'altra parentesi, che è un'altra cosa che è venuta fuori oggi, qualche ora fa. I 60 milioni che l'Inter deve mettere a bilancio non li deve mettere adesso, li deve mettere 30 giugno del 2023.
entro il, quindi li potrebbe in teoria fare anche a gennaio, per dire, no? Però comunque non sono da mettere adesso, ma 30 giugno 2023, di quei 60 milioni di cui si è parlato. Quindi sono cose che ci hanno un po' più chiarito la situazione. Però io credo che Inzaghi qui abbia fatto la dichiarazione che doveva fare, cosa da dire? Ma allora, non solo è interessato il PSG a il signor Skriniar, Emanuele. Sì, ci sono stati dei contatti anche con il Chelsea, che però ormai sta affondando il colpo per De Ligt, sempre che il Bayern non faccia l'offerta più alta, alla fine viri su... cioè costringa il Chelsea a virare su altri obiettivi, quindi tornare su Skriniar. Però oggi Paris Saint-Germain ha ufficialmente chiuso il capitolo allenatore, che era lì nell'area già da un po'. È con stato... una scelta abbastanza strana. Però annunciata. Strana, sì. No, strana perché se una però squadra come quella... Però guarda il direttore sportivo, arriva sempre da lì. Sempre sì, da lì, una quindi... squadra come quella che negli anni scorsi ha speso cifre spaventose, vincendo solo in Francia, Galtier, quello del Lille, subendo rovesci importanti in Europa, nel momento in cui la proprietà catariota vuole assolutamente cambiare, con un messaggio importante, via le figurine, via chi rema contro... Però guarda caso vanno a prendere, cioè guarda caso, mi stupisce che abbiano preso un allenatore che non ha praticamente nessuna esperienza d'Europa. Questo è veramente strano. Però è riuscito a lavorare molto bene con il direttore sportivo che aveva a Lille. Però discorso. Per vincere la Ligue 1 con i giocatori che ha il Paris Saint-Germain potrebbe fare uno di noi quattro. Forse non, però il l'anno scorso non ha vinto perché aveva vinto il Lille. L'anno scorso ha vinto, quello che vuole il Paris Saint-Germain adesso, la proprietà, è andare a vincere in Europa. Mi suona strano che per farlo vada a prendere un allenatore che con l'Europa poi magari diventerà fortissimo, ma fino ad oggi... Ma sai, quello più forte in Europa ci aveva provato, con Ancelotti ci aveva provato, quindi comunque, magari bisogna andare un'altra parte. Tornando sul discorso mercato Inter... Cristiano Galtier, niente, non ha provato, no, andiamo dico avanti. Che chiuso il discorso, andiamo. Il Paris Saint-Germain adesso può concentrarsi sul mercato e provare a chiudere Skriniar, Renato Sanchez... Quei giocatori anche che se sono... su Renato Sanchez qualche punto di domanda c'è, perché loro hanno preso quest'altro portoghese centrocampista, per cui non so se forse può essere un'alternativa ulteriore a quella di Renato Sanchez. Però ecco, sul tema, visto che era un mercato Inter, Skriniar, eccetera, dopo aver sentito le parole ragionevoli dei due al mio fianco, io volevo, infatti, guarda, mi farebbe piacere sentire che Marcello, perché... Vabbè, però lo istigo. No, perché io ascolto con grandissima, quasi con amore, quello che dice Marcello quando parla dell'Inter. Sì, perché mi ricorda me con la Sampdoria. Cioè, li odio, li detesto, vorrei che sparissero, ma mi arrivano sempre davanti negli ultimi anni. Allora Marcello che credo parla che quest'anno dell'Inter, quest'anno restano in A e tu sei in B. E appunto, Marcello che parla dell'Inter categoria. Mi ricorda questa situazione. Cioè, tutto quello che fa l'Inter è sbagliato, è tutto un disastro, va tutto male. Ma non è vero, però gli arrivano davanti. E quindi sento questa una vicinanza emotiva ed empatica con lui. Quindi Marcello, raccontaci, cosa sta sbagliando l'Inter sulla vicenda Skriniar? Ma questo è tutto folklore che fai tu, perché ad esempio Tremo, sanno benissimo che io quando devo dare dei meriti all'Inter glieli do, quindi non ho di questi problemi da tifoso, da come dici tu. Non tirarmi in mezzo nella tua battaglia. No, lui ti ha tirato in mezzo. Io ci terrei al trama, però. Ecco, ma appunto chiedo a tutti e due, prima uno e poi all'altro. Tu ti ricordi, come dice lui, uno e l'altro. No, tu ti ricordi meriti che Chirico ha dato all'Inter? Diciamo che quando all'Inter, è costretto non lo Marotta, fa. Marotta, non agli ex Juve dell'Inter. Proprio. No, Marotta gli sta un po' sulle scatole. Anche Dybala. So che oggi Marcello su Dybala ci è andato bello pesante su calciomercato.com. No, ma comunque, no, ma poi su Dybala avevo una domanda. Adesso io non so cos'è che volevi sentire te, Fabio? Volevamo sentire cosa da te, cosa sta facendo di male, sbagliato, pessimo e disorganizzato l'Inter in questa situazione. Vabbè, ma quello che ha sbagliato l'ho già detto prima, poi per il resto, cioè su Skriniar, francamente. È un giocatore in vendita, cercano chiaramente di fare la trattativa e di portare a casa più soldi che possono, quindi nel momento in cui arriveranno a prendere i 70 che vogliono gli daranno Skriniar, non ci trovo niente di anormale. Più che altro è che io ho detto già in precedenti trasmissioni, all'Inter sono tutti in vendita, cioè nel senso che prima hanno provato con Bastoni, adesso è arrivata l'offerta su Skriniar. Se arriva un'altra proposta, un domani anche per Lautaro, loro, se la proposta è valida, lo vendono. No, quello non questo credo è quello con quello forse poteva è successo l'anno scorso, quest'anno no,
anche perché il focus è molto preciso. Bastoni non voleva andare via, ok? Quindi Marotta l'ha detto, il sacrificio è in difesa perché è più facile sostituire un difensore che un attaccante, quindi in poche parole, l'offerta alta la prendiamo per un difensore, non per Lautaro Martinez. Ma sì, ma perché lui c'ha già Bremer accantonato, appunto, lì, e dice se vendo Skriniar vado immediatamente a prendere però Bremer. Per vendere Lautaro vuol dire che va veramente qualcuno deve arrivare con 160 milioni di euro, cosa fuori dal mondo, allora a quel punto non puoi dire di no. E 160? Ma no, per dirti che Lautaro non è in vendita neanche se arrivano 100 milioni, capisci? Cioè non è la situazione di Lukaku l'anno scorso, è molto diversa. Io questa certezza non ce l'ho, ma per nessuno, io sì, per nessuno, io per nessuno di nessuna squadra. Se ci fosse stato il Covid era già a Barcellona, due anni fa, se non ci fosse stato il Covid Lautaro era già un giocatore del Barcellona. Sì, ma due anni fa c'era anche la clausola rescissoria, due anni fa e c'è stato il Covid. Dicevo, cioè, sarebbe stato comunque certezza, c'è un giocatore che è stato confermato, riconfermato, riconfermatissimo. Chi tant'è è? Che la domanda è stata anche fatta doppia da Filippo quest'oggi. No, qui bisogna precisare, perché precisare. No, Filippo non ci credeva alla prima risposta, ha detto ma ho capito bene, l'ha detto davvero. L'ha detto davvero. È troppo importante, dobbiamo lasciarli così come è andato con lo staff di 7 Gold a presenziare la giornata interista. Sì. E ci darà tutti gli scoop in merito. Allora diciamo che io, come a scuola, sono sempre l'ultimo della classe, no? Come lo ero a scuola. E facendo mia colpa così. Sì, io di solito mi metto sempre in fondo. Questa volta i posti erano un po', erano segnati con nome, cognome e testata, e quindi ero a metà. Per fortuna, come al cinema, mi hanno messo esterno. Io mi siedo sempre di fianco agli scalini, no? Se devo andare in bagno almeno non devo rompere. Vabbè, da casa, cioè, sono lì attaccati alla TV, dicono, e quindi? No, e per quindi? Dire. Sta creando hype. No, allora, non chiedo subito perché prima ci sono le broadcast, eccetera. Allora io, quasi per ultimo, ho sentito le domande e le ho sentite tutte, ho detto cavolo, ma nessuno ha fatto questa domanda su Onana Handanovic. Mi sentivo anche molto importante e intelligente, perché ho detto cavolo ragazzi, io qua faccio un domandone, vado, parto con la domanda, Inzaghi mi guarda come per dire ma e fai guardo, ho già risposto a questa domanda. Ah, poi finisci di rispondere alla domanda, mi giro verso il mio collega Stefano Scacchi che saluto e gli faccio Stefano, ma l'ha già fatta la domanda? Sì, due prima di te hanno fatto la stessa domanda. Quindi io mi sono sentito tanto bravo per tipo 3 minuti, dopodiché ho scoperto che ho perso la domanda che io ho rifatto. Quindi bisogna anche dire quando si fanno le cavolate, e oggi mi ho perso un po'. Perché Filippo è incredulo. Però Inzaghi è stato molto gentile, mi ha risposto molto gentilmente, quindi no, la cosa brutta è che Inzaghi ha avuto la possibilità di cambiare siete idea. Siete tutti amici, dai, in fin dei conti, siete tutti amici, un circolo. Filippo era incredulo. Avete preso pure l'aperitivo in terrazza, Filippo ha dato a Inzaghi l'occasione di cambiare oggi, idea su questa oggi risposta. Oggi a 38 gradi prendere un aperitivo in terrazza è una condanna idea. Più che un piacere. Hai ragione Gianni, si crepava da grande. Oggi una in terrazzo oggi è meglio non andarci proprio. Solarium, ed è subito solarium. La domanda in sé era Handanovic o Onana? Gioca ancora Onana? Gioca Handanovic, scusate. Io ero proiettato sul futuro. Posso dire che è scontato, c'è un titolare che è il capitano e tutto, che di colpo gli venga tolta, diciamo, la titolarità. Sono 3 anni che bisogna togliergli la titolarità. Perché l'hanno confermato e adesso hanno preso un portiere nuovo. Ciò, poi piano piano lui si prenderà il suo spazio e diventerà anche titolare. Ma subito d'amblè togliergli la roba così non mi sembrava una dichiarazione. La risposta di Inzaghi, fermo lì. Federico, devi entrare tu a gamba tesa, se no ci spiegano praticamente tutto quello che ha detto il mister. Ce l'abbiamo. Certo. Sono andato là. Allora scusate. Di Simone Inzaghi, in cui gli viene fatta la domanda, ma non quella di Filippo che è arrivata un'ora dopo, quella iniziale. No, un'ora, adesso non esagerare. Cioè, mi viene il tiro al bersaglio. Quella iniziale, ma chi gioca? Handanovic o Onana? Sentiamo Inzaghi. Ma per quanto riguarda la gerarchia, partirà come portiere titolare Handanovic, perché se l'è meritato per la stagione che ha fatto l'anno scorso, che è stata ottima, e poi insomma conosciamo tutti il valore di Onana, che è un giocatore
giovanissimo del 95, che è il portiere del futuro dell'Inter, e quest'anno già avrà le occasioni per mettersi in mostra, perché ci abbiamo puntato fortemente con la società già un anno fa. Beh, dunque, queste sono quindi le risposte. Quindi Onana, che è 95, è giovanissimo. Radu, che è 97, l'anno scorso non lo era. Ormai, poteva fare il secondo panchina facilmente. Radu non era un portiere. Ce l'ho avuto al Genoa un anno titolare, te lo posso dire. Povero Radu. Che tra l'altro andrà a giocare alla Cremonese con metà dell'ingaggio pagato dall'Inter. Però detto ciò, io resto sinceramente basito, sconcertato. Metteteci quello che volete. Radu all'Inter poteva fare il terzo portiere, e purtroppo per lui e per voi all'Inter lo ha fatto. L'unica volta che ha giocato è andata malissimo. Male, però, malissimo. Filippo, sei contento di Handanovic? Sono 3 anni in ritardo. No, allora, secondo me, nel momento in cui prendi Onana, questa è la mia opinione personale, devi puntare su Onana. Poi però c'è il discorso tattico. Se tu veramente, io non credo che... Deve essere graduale il passaggio. Deve essere graduale il passaggio. Se tu la tieni Handanovic, sì. Cioè, il discorso è, tu Handanovic lo hai in scadenza, gli dici non rinnoviamo perché abbiamo preso Onana, e allora un conto. Se però tieni Handanovic, tu ti metti il problema. E allora Handanovic, che è anche uno che tatticamente lascia perdere le parate, ma tatticamente a Inzaghi serve, perché abbiamo visto che non tutti i portieri sono capaci di iniziare l'azione come la vuole iniziare adesso il calcio mondiale, no? Sì. E anche l'Inter. E Handanovic in quello devo dire che non è male, è abbastanza bravo. È anche il leader dello spogliatoio, Emanuele, smettila subito. Io terrei il discorso leader dello spogliatoio, ma il discorso buono coi piedi, cioè ce ne sono molti altri, però aspetta, soprattutto se cambi un pezzo della difesa o due, io credo uno solo, tu hai bisogno di dei riferimenti. Hai bisogno di Maignan, batte Handanovic 10-0. Scusate, però se avesse detto il contrario Inzaghi, domani il titolo in prima pagina era Inzaghi fa fuori Handanovic, perché questo è e non può permetterlo. Tanto il ciclo è quello, cioè Handanovic è a terminare. Si tratterà di capire quante partite fa, piano piano entrerà l'altro, se fa bene rimane titolare l'altro, ma ed è anche una cosa perché naturale. Scusa Tramma, ma anche perché un Onana arriva nuovo. L'Inter, questo è un dato di fatto, Trama, l'Inter gioca partendo dal portiere. Mm-hmm. Non gioca con i lanci lunghi, gioca partendo dal portiere. Onana, per arrivare al livello di Handanovic, per capire i compagni, per capire il gioco di Inzaghi, perché è uno che partecipa al gioco a tutti gli effetti, ha bisogno di tempo. Non può mettere lì Onana che inizia l'azione. Non lo può fare. Ha bisogno di tempo. Era il portiere dell'Ajax prima della squalifica, sì, eccetera. La squadra gioca, che per eccellenza gioca coi piedi. Ma però vabbè, al di là di questo discorso, il Paris Saint-Germain l'avete visto? Tu mettiti nei panni di Inzaghi. Il Paris Saint-Germain quest'anno l'avete visto? Ascolta, ma al di là di quello, noi stiamo dicendo Donnarumma Navas, l'avete visto? Ma tu oggi avresti detto faccio giocare titolare a Onana? Ma sì, certo. Handanovic e domani mattina nell'allenamento, verso la fine della sua carriera, quando ti trovi Handanovic, che è comunque un leader anche carismatico della tua squadra, cosa gli dici? Se sei il padrone dello spogliatoio, dovevi già dirglielo l'anno scorso sto discorso. Non dovevi neanche arrivare così. Tanto Onana l'hai preso a gennaio dell'anno scorso. Sono spaccati, chi è per Onana, chi invece per Handanovic? Marcello Chirico, tu avresti usato Handanovic un po' da cuscinetto, no? Un po' da paracadute, come ha fatto probabilmente Inzaghi, o no? Ma quello che dice Solaroli è giusto. Cioè Handanovic è il capitano. Non puoi escluderlo così a priori. Cioè inizierà Handanovic, poi pian piano entrerà l'altro. Secondo me è così. Cioè, condivido quello che ha detto Sola. Scusa, quando è tornato Buffon alla Juventus, perché ha fatto il secondo di Chesney? Era il capitano quando è tornato. Sì, vabbè, ma lì era una scelta. Sì, va bene, ma era andato via. Stai confondendo le cose. Stai confondendo le cose. Lui è appunto andato via ed è andato via da capitano. Poi è tornato e ha fatto il secondo scelta. Scusate, c'è l'esempio del Milan con Romagnoli, che era capitano, è stato messo fuori, ma dopo un infortunio che è durato 2 mesi. Nel frattempo, Kalulu si è preso il posto. Giocava talmente bene che Romagnoli è stato in panchina. E quindi all'Inter più o meno succederà la stessa cosa. Guarda, mi stai dando un assist perfetto, perché mi ha introdotto il prossimo tema, vale a dire il Milan. Abbiamo parlato di innesti importanti per quanto riguarda la squadra di Inzaghi,
Ma non abbiamo ancora finito di parlare dell'Inter, non abbiamo ancora finito nemmeno di parlare di Marcello. Lo vedi quello che ti ho detto, vedi quello che ti ho detto io prima, che lui senza l'Inter di cui parlare male non vive. Ad esempio, io ho una domanda da porre a Tramacea. Trama mi dice per convincermi, di blocco. No? Perché Marotta ha praticamente anticipato la domanda su Dybala perché doveva mandare un messaggio al procuratore. Ma è nel 2022, dove ormai ci chiamiamo ogni giorno col cellulare, cioè non può chiamarlo col cellulare per dirgli una roba, deve mandarglielo attraverso la conferenza stampa, il messaggio. Perché anche Pioli ha parlato di Dybala. E secondo voi Pioli ha lanciato Pioli un messaggio, Marcello? Forza, ma perché se non chiudono di là arrivano gli altri. Vero. Vediamo. E attenti al Monza. No, beh, dai, non esageriamo. Attenti al Monza su Mauro Icardi. E vuol fare la coppia. Icardi di Maurito. Senti, fai così, inventati un mostro mitologico come hai fatto per Filippo ed Emanuele, no? Un mostro mitologico per Dybala e Icardi. No, per Verga. Poi gli diamo... Voglio sentire Verga. Il mostro Verga. Gli diamo il Bergaro. Lui è un mostro, cioè lui, ecco. è nato mostro, quindi non il Vergaro, no, lui è un mostro già fatto e finito. Ottimo. Ci prendiamo 2 minuti di venerdì. Dai, oggi è martedì, tre giorni. Vai a Caselle a prenderlo? No. Ciao a tutti, sono Carmelo da Catania. Domanda per Filippo. Chi sacrificherebbe tra Dzeko, Correa, Dybala? Beh, Dybala non posso sacrificare perché non ce l'ho. Quindi... Però io lo prenderei per sacrificarlo poi in futuro. Venderlo. No, esatto. Dybala lo vorrei a tutti i costi. Credo che con Lautaro e Lukaku farebbe un trio, non insieme, però sì, come tipo di attacco. Chi sacrificherei tra Correa e Dzeko? Allora, Dzeko è una questione di età. Dzeko, 30... via, basta. No, beh, io terrei Dzeko. Una risposta secca che gli amici scrivono. Io sacrificherei secca Correa. Non c'è, perché Correa invece è un giocatore giovane che puoi anche rivendere, che può anche esplodere. Dzeko ha un'età diversa, ha l'ultimo anno di contratto, ma anche delle caratteristiche che nessun attaccante dell'Inter, nemmeno se arrivasse Dybala, ha, e quindi servirebbe per questo.